amici fans di Ceschi 84. Siamo qui in Trentino, qui in questo bellissimo posto, a festeggiare insieme ai suoi amici. È magnifico. Fiorinda, inquadra pure. Amici. Cici! Dentro la festa. Una birra camminando. Un sottofondo di... della banda. Radio addobbate e macchine d'epoca. Scultore con la motosega. Per i primi follower una birra in omaggio a Fiorenza. Casteltun. Casteltun è un castello di origine medievale, fra i meglio conservati del Trentino, e da sempre destinato a sede principale della potente famiglia dei Conti Thun. Il castello si chiamava in origine Castel Belvesino, dal nome del dosso su cui era stato eretto. Prese poi il nome della famiglia titolare, i Tono, in tedesco Thun, che si stabilirono nel castello a metà del XIII secolo. Grazie finale, grazie Stio. Sigismondo Alfonso Thun, che fu principe vescovo di Trento e Bressanone. Sta morendo. Nella seconda metà del 600. Il suo stemma campeggia al centro del soffitto, qua. Sulla parete attualmente cieca è collocata la porta di Ercole, datata 1574, ornata da rilievi a tema sacro e profano. La camera principale. Il più illustre, il più illustre della famiglia d'Ottocento. Il più illustre rappresentante. Senza letto. Il più. Il piano però si chiama Gambino. Il centavodicesi. Oh, ragazzi. Centavodicesi, quello solo. No, ragazzi, ma che Salerno, guarda questa acqua qua, con una ricchia. Che stupenda. Bellissima, bellissima. Invece la convenzione che mi viene a me, come prevede i signori ministri. Oh, ma qua